Finalmente è arrivato il momento di parlarvi del salvatore letterario della mia estate, ovvero il caro McCarron, autore della serie di romanzi di Slow Horses, che lo so, vi ho fatto già una capatanta con la serie e poi sto tentando di farvela vedere, ma sapete che questo è indubbiamente il canale delle cause perse e quindi sono passata a leggere con grande soddisfazione i romanzi da cui è tratta la serie TV. Targata Apple TV, se non l'avete vista, correte a vederla. Cosa ci fate ancora qua? Io ho tentato di dirlo in tutti i modi. Sapete che qui parliamo sempre di cause perse, nicchie e ipernicchie, e questa è la nuova ipernicchia di cui voglio essere ambasciatrice ufficiale in Italia, ovvero Slow Horses. Slow Horses è una serie di romanzi a tema spionaggio, e vi dico, a questo punto faccio una playlist e ci metto tutti i video delle robe che vi parlo di spionaggio, perché mi sa che c'è abbastanza roba. Che inizia nel 2010 con questo romanzo che si chiama in italiano Un covo di bastardi, Slow Horses, e Slow Horses significa letteralmente ronzini, brocchi, cavalli che proprio non vanno bene. Un po' tipo nel potere del cane, quando si parla dell'amour che fa muovere il ronzino oltre la barricata. Scusate, amo quando le mie cose preferite si connettono una con l'altra, un po' come nella tesina delle medie. Comunque, Slow Horses è il primo romanzo della saga che ci presenta pressoché la totalità dei personaggi che vediamo nella prima stagione della serie, che è proprio tratta da questo libro. Ha avuto un grande successo, è considerato uno dei romanzi di spionaggio post John le Carré più figo, più bello degli ultimi anni. Ha vinto tutti i premi vincibili del giro giallo, thriller, eccetera, eccetera. E devo dire che forse l'informazione chiave che vi vorrei passare in questo video è che se non avete visto la serie, guardate la serie, ma se l'avete vista, vale comunque la pena di leggere il romanzo, perché è uno di quegli adattamenti in cui il romanzo dà comunque qualcosa in più, e anche se si sa lo svolgimento, c'è comunque la possibilità di avere delle sorprese e di trarne qualcosa in più. Devo dire che quello che ho ricavato in prima battuta dalla lettura di Slow Horses e dal romanzo successivo Dead Lions, In bocca al lupo, che è quello da cui è basata la seconda stagione, qui siamo arrivati in TV, ma anche in libreria in Italia con questa edizione. Più tardi entriamo nel dettaglio di questa cosa. Quello che ne ho ricavato è che adoro il lavoro di adattamento che hanno fatto i sceneggiatori della serie. Perché? Perché la trama e i personaggi sono molto molto simili, ma al contempo ci sono delle discrepanze abbastanza nette di tono, di livello di cinismo e anche di risoluzione. Per dire, per esempio, uno dei responsabili in questo romanzo di quello che succede, le spie, dove si nascondono, cosa fanno, è diverso, no? Radicalmente diverso, ma comunque diverso rispetto alla versione TV. E quindi, venendo dalla versione TV, si rimane sia qui, sorpresi in più punti ed è fantastico. Io adoro questa serie, vorrei l'edizione un video. La prima stagione l'ho vista X mila volte. Continuo a cercare persone che non l'hanno ancora vista affinché la rivedano con me, così io la posso vedere un'altra volta. Ma devo dire che i libri mi hanno dato quel qualcosa in più. Perché, per esempio, hanno. No, innanzitutto perché sono scritti molto bene. McCarron non ha la leggiadria, la padronanza, l'aulicismo stilistico di John le Carré, perché nessuno di John le Carré, a parte John le Carré e forse Graham Greene, ma ha comunque una scrittura molto stuzzicante, è molto più scorrevole, facilmente accessibile. Joe Le Carré ha questi capitoletti brevi col colpo di scena. Ok, si segue, che è un piacere, anche se la traduzione italiana ogni tanto suona strana, però è comunque capibile, leggibile e tutto. Ma le idee contenute all'interno non sono facili, non è quel romanzo thrillerone un po' poliziesco, un po' spionaggione, che dice cose banali. No, c'è l'acume nella visione sia dell'animo umano, che poi dove vanno sempre a parlare tutte le cose di spionaggio. Uno spia, l'altro pure, ma alla fine, spiando gli altri, hai dei momenti di gelida lucidità sulle zone più nascoste del tuo cuore e del tuo animo. Sia di questa cosa, sia appunto del
del moderno spionaggio, moderno tra virgolette, perché contate che il primo romanzo è del 2010, il secondo di qualche anno più tardi, e comunque sono passati 10 anni che in epoche di tecnologia, intelligence e cazzi vari sono eoni. Certo, poi con il grande ritorno dei russi come super cattivi sul palco dell'intelligence internazionale, questi libri hanno di nuovo una ventata di aria fresca, perché fino a qualche anno fa, no, tu leggevi o vedevi cose con i russi e dicevi: ma ancora, ma i russi, ma basta, ma dai. E invece adesso il tutto, ups, ha una veridicità e una freschezza e un'attualità che ci piacciono. Altra cosa che mi piace molto della scrittura di Mick Herron è indubbiamente il livello di cinismo. La Seis Rossis, sappiamo, c'è Gary Oldman, che è scorreggione stronzissimo, che dà il tormento ai suoi sottoposti, quindi non è sicuramente quella serie politically correct, tutta precisina, perfettina, però i libri sono molto molto più cinici, non solo nel ritrarre i protagonisti e guardargli dentro in maniera abbastanza brutale, ma anche nel contorno politico, cosa che ho amato immensamente. Come sa già chi ha visto la serie Slossis, i protagonisti di questi romanzi sono un gruppo di spie capitanate da Jackson Lamb, che è il personaggio interpretato da Gary Oldman nella serie, questa vecchia spia che è stata sul campo a Berlino, ha fatto lavori di infiltrazione, doppio gioco, ha interrogato testimoni, ha perso suoi sottoposti, suoi amici, insomma, ha fatto davvero tutta la guerra fredda, adesso si ritrova a presiedere la casa della palude o casa del pantano, che dir si voglia, in cui vengono esiliati dall'MI5 gli agenti che hanno fatto qualche stronzata apocalittica o che sono degli stronzi e basta. Gente che sperano segretamente, mandandoli lì e mettendoli a inserire nel database le multe del 1995, si licenzino. Il romanzo inizia con Jackson Lamb, che ha appena tirato dentro nella sua squadra questo nuovo arrivato, che è un po' il protagonista putativo della storia, River Cartwright, che è il nipote di ex amico di Jackson Lamb, leggenda dello spionaggio, che durante un'esercitazione pare abbia fatto una stronzata apocalittica, forse la madre di tutte le stronzate apocalittiche che puoi fare, e quindi, già buono che non l'hanno licenziato, viene mandato lì a espiare la sua colpa. Ma in genere chi va alla casa del pantano, palude che dir si voglia, non torna più. Insieme a lui ci sono gente che ha dimenticato un CD con informazioni top secret sul treno, la metropolitana, il giorno dopo lo sente a BBC4, gente che ha tirato un cazzotto, un superiore, poi gliene ha tirato un altro, gente che è bravissima in realtà, ma è talmente incapace delle relazioni umane senza essere sopportabile, che viene mandata là perché nessuno la vuole vedere. Insomma, c'è questo gruppo di bronzini, brocchi, slossi, sfigati, capitanati da uno che gli ricorda giornalmente che sono delle merde, fanno schifo e non gli verrà mai dato niente più di attivo sul campo da fare. Ovviamente non è così, ci sono due casi differenti, e in questo c'è una cosa che coinvolge i servizi, un caso di grande risonanza mediatica, hashtag, come avrebbe detto Silvio Berlusconi, i nostri amici arabi, e alla fine i ronzini si trovano coinvolti e scoprono una verità ben più oscura. In questo invece ci sono gli amici russi, una cellula dormiente di possibili spie russe in territorio inglese. La cosa molto bella da cui è partito tutto questo discorso, in cui vi ho raccontato più o meno la trama di Slossis, è che appunto i libri sono molto più cinici della serie TV anche dal punto di vista politico. Qui a un certo punto c'è un complottone e le parti del complottone sono molto 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 più sinistre. A un certo punto si parla apertamente di alcuni omicidi di Stato, mentre nella serie ce n'è soltanto uno, ed è molto più scura la risoluzione dietro le quinte delle cose. Mentre qui a essere un po' più oscuri sono i personaggi e comunque il sottofondo di i russi sono cattivi, però gli oligarchi russi col petrolio magari non tanto, arrivismo, cose disgustose dietro le quinte, ma anche la volontà di mettere una sorta di, si potrebbe dire, bavaglio politically correct alle spie. E sono anche molto più viscidi e orrendi i protagonisti, a parte, devo dire, Jackson Lamb, che è molto più stronzo
il personaggio di Gary Oldman nella serie, forse perché Gary Oldman ci mette del suo, mentre nei libri no. Ah, tra l'altro un'altra differenza è che nella serie è chiaramente protagonista River Cartwright, invece qui i punti di vista sono quelli di tutta la squadra, a volte anche di altri personaggi, e si alternano di più. Certo, River rimane protagonista insieme a Jackson Lamb, però altri personaggi hanno la possibilità di brillare e si nota tra i libri che ci sono personaggi diversi, hanno diverse etnie, sono messi in modo diverso, ma poi alla fine hanno risoluzioni diverse e quindi si allarga un po' una crepa tra serie e libri e sono curiosa di vedere come andrà avanti. Poi sono anche libri in cui i colpi di scena sono bei colpi di scenoni, occhio perché la gente muore parecchio, e dirò solo questo, e poi si shippa da morire, cioè io River lo shippo praticamente anche con la porta che si incassa e il termosifone, ma questi sono problemi miei. E quindi sono super contenta di aver letto i romanzi perché veramente aggiungono qualcosa in più. Sono io amando le cose ciniche, sono ancora meglio della serie e si leggono con piacere, cioè me li sono letta botte di 100-200 pagine alla volta. Al momento sto prendendo questa edizione che prego Iddio che Feltrinelli mandi avanti perché adoro queste copertine illustrate dell'edizione italiana. L'edizione inglese è aberrante. Io potrei andare avanti a leggere in inglese, ma non lo faccio per due motivi. Primo, perché le copertine inglesi sono, gli inglesi direbbero non descriptive, la classica copertina trillerone, trilleraccio con l'onda, la foto un po' sfocata che adesso faccio apparire alcune copertine qua. Cioè, voi ditemi, guardate queste. Almeno sono illustrate. E queste. Cosa mi significa rispetto al romanzo? Boh. E poi ho molto apprezzato questa scelta che in realtà non ho fatto, diciamo, di leggere il romanzo dopo, perché è bello seguire la serie con i suoi colpi di scena, rimanere lì. Tra l'altro io ho la fortuna di avere in genere gli screener di Apple, quindi di vedermela prima, e tutte e due le volte me la sono vista prima che uscisse, tutta di botto, stando sulla notte, senza sottotitoli. Che è perché qua è inglese strettissimo con tutti i termini dello spionaggio. E poi mi sono goduta i libri quando stavo in crisi di astinenza, cioè adesso, e mi hanno dato di più, quindi sono contentissima. In Italia in realtà è uscito il terzo, però voglio continuare a vedere prima la serie sperando che vada avanti. Aggiornamento: adesso hanno girato gli altri due libri dopo. Feltrinelli, grazie al cielo, ha pubblicato il terzo, ma non in questa edizione, in un'altra edizione. Spero vivamente che per quando uscirà la terza stagione faranno uscire la terza. Magari, ecco, che okay, sono un po' a cagacazzio, ma sarebbe possibile farli della stessa altezza e volumi? No, perché vedete, balla 2 mm. Consigliatissimi se vi piacciono i thriller, se vi piacciono i gialli, le investigazioni, perché poi ovviamente ci sta sempre il motto su cui andare a indagare, cose, ironico, sboccato e sexy. E poi una cosa che voglio dire, nella serie River è un po' un coglione, un adorabile coglione, però un coglione. Nei libri invece è una spia bravissima, cioè fa qualche cagata, però è molto dotato. Cioè tu dici, ma no, ma lui non dovrebbe stare nella casa del pantano, e invece nella serie a un certo punto dici, beh, tutto sommato, e questo un po' mi spiace. Sono tutti più incisivi nei libri. Niente, ne ho già parlato troppo. Consigliatissimi, cioè, sono stati il mio momento magico, letteralmente parlando dell'estate. È stata un'estate di sudine lesbiche, gialli, giapponeserie varie, come al solito, ma veramente provateli perché sono deliziosi, ma guardate prima la serie. Spero che arrivi presto altro contenuto per tornare a parlarvi di Sloss. Io sono assolutamente ossessionata. Non è un'ossessione, calma. Usiamo le parole giù, è un interesse vivo. e sono contentissima che sia così. E ci vediamo presto con altre visioni, altre letture e buona lettura.